Buongiorno, bentrovati, buona domenica, buona festa di San Giovanni Evangelista. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse a Pietro: Seguimi. Pietro si voltò e vide che seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Parola del Signore. Nella liturgia occidentale, tanto ambrosiana quanto romana, vi sono queste feste dei santi che sono intimamente legate al mistero del Natale. Santo Stefano, San Giovanni Evangelista, i santi innocenti martiri. Anche quando capitano di domenica, come oggi, queste feste hanno la prevalenza sulla domenica, perché sono feste che fanno comprendere più in profondità il mistero del Natale, la nascita al cielo di Santo Stefano, primo martire, è illuminata e fa capire il senso della nascita sulla terra del Figlio di Dio. Giovanni Evangelista è tra i quattro evangelisti quello che più in profondità ha cantato il mistero del Verbo di Dio che è da principio generato dal Padre, anzi che è prima del principio, che è dall'eternità generato dal Padre e che si è fatto carne nella pienezza dei tempi. Ed infine i santi innocenti martiri sono i bambini che hanno testimoniato Cristo prima ancora di poterlo conoscere e sono morti per lui. Ecco allora, il Vangelo di oggi, appena proclamato, ci fa capire però che la contemplazione del mistero dell'incarnazione non si ferma alla grotta di Betlemme. Tant'è vero che il Vangelo appena proclamato è tratto dal capitolo 21 e narra precisamente un dialogo tra Pietro e Gesù risorto. Siamo dopo la morte e la resurrezione. Gesù risorto per la terza volta appare ai suoi apostoli e alla fine parla con Pietro. E dopo aver chiesto a Pietro la triplice professione d'amore: Pietro, mi ami tu più di costoro, pasci le mie pecorelle, aggiunge: seguimi. E Pietro pone la domanda su Giovanni. Si voltò, vide che lo seguiva quel discepolo che Gesù amava, che ne sarà di lui? E la risposta di Gesù è misteriosa. Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Questa risposta misteriosa viene interpretata dalla Chiesa primitiva come non, quel discepolo non sarebbe morto. In realtà anche Giovanni, pur molto anziano, però è morto. Quindi quell'interpretazione era sbagliata. E coloro che scrivono e concludono il Vangelo, seguendo le orme dell'Evangelista Giovanni, sottolineano che questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte. Come Giovanni rimane fino alla venuta del Signore? Rimane Giovanni nel suo Vangelo, che continua a parlarci e ad annunciarci il mistero di Gesù, Verbo di Dio fatto carne. Rimane nell'esempio della sua vita contemplativa, che diventa una missione nella Chiesa, la Chiesa chiamata alla contemplazione, la Chiesa chiamata all'azione. La Chiesa vive nel mondo, ma è destinata alla comunione eterna con Dio. Ecco allora, seguiamo l'esempio di Giovanni, che fissava lo sguardo nei misteri di Dio, vivendo con un profondo amore la sua vita ed amando profondamente Cristo. E chiediamo la grazia di camminare in questo tempo seguendo Gesù.
Seguimi, dice Gesù a Pietro, lo dice anche a noi. Seguimi nelle fatiche di questa vita per poter giungere in cielo a contemplare la mia gloria. Sia lodato Gesù Cristo. Buona domenica. Auguri a chi si chiama Giovanni.